Ciao a tutti ragazzi, allora siamo arrivati finalmente al day one di Horizon Forbidden West, Horizon 2 come volete chiamarlo. Allora, vi anticipo già che per questo titolo, grazie alle politiche scellerate di Sony in termini di edizioni da collezione, digitale e quant'altro, ho dovuto adoperarmi in un'altra maniera. Cioè, come vedremo, all'interno dell'edizione da collezione non c'è il disco, che è una bestialità. Cioè, ancora capisco la collector senza disco, che costa meno, e ti scegli tu se fartela digitale o su disco a parte, ma mettermi il gioco solo scaricabile nella collector e in quella ancora più grande mi sembra una bestialità. Infatti, visto che è una cosa che proprio non mi fa dormire la notte, ho recuperato anche l'edizione, diciamo quella special, per avere il disco, perché sinceramente mi rodeva il culo troppo, sinceramente, ma proprio troppo. È già aperta perché è già installarsi, ve lo dico, cioè voglio giocarci, oggi ci vediamo questa, e quindi vabbè, c'è anche questa qua, ma il disco si sta installando. E poi, per ragioni che vedremo poi, c'è anche questa. Adesso, non è che io mi sento proprio un genio in tutto questo, però ho fatto una serie di considerazioni. Allora, intanto, la saga mi piace da matti, quindi chiaramente metto il cuore davanti alla mente. Il fatto che tutte le edizioni da collezione non abbiano il disco dentro è una bestialità, l'ho già detto, è una mostruosità. E giochi così, secondo me, meritano di essere conservati su disco. Quindi bisognava, secondo me, almeno recuperarsi un'edizione su disco. In più ho pensato che darò i codici a chi li compra in digitale a un prezzo estremamente vantaggioso, così almeno sono contenti loro, sono contento io che me ne libero perché non li userò, e quindi più o meno riesco a recuperarmi la versione fisica. L'altra edizione da collezione, ve lo spiego subito il perché. Perché è la prima che ho prenotato, perché questa qua, la regala, è arrivata dopo, sono sommerso da Horizon. Ho notato quando è uscita questa che la statua all'interno differiva un po', cioè è lo stesso modello, lo vedremo, però differente. E questa cosa qua mi è frullata in testa per un po', alla fine l'ho presa entrambe e basta, cioè nel senso, questa è la storia breve, ecco, poche parole. Però ecco, facciamo due video separati, ci guardiamo questa adesso e ce la godiamo, e poi se riesco dopo o magari domani, mo vediamo questa e paragoniamo anche le statue, perché a me era quello che premeva, perché secondo me questa è più bella, più figa, c'ha i led, è più grande, quello che volete, però questa è differente, anche se un pelino più povera, quindi sono due figure diverse e mi dispiaceva non averle, cioè se avesse avuto la stessa figura non mi interessava, ovviamente, però in questo caso, insomma, mi ha fatto un po' pensare, alla fine siamo arrivati a questo. Comunque, basta preamboli, niente, l'edizione qua la vedete, è enorme, è anche bella pesante, cioè, pesa, secondo me, più di 5 kg, 4, 3, 5 kg peserà, cioè un bel mattoncino. Ora, a me Horizon è sempre piaciuto tanto, io sono sempre stato un grande stimatore di Guerrilla Games, l'ho detto e ripetuto in tante occasioni, e Horizon è un gioco che mi colpì già da prima del suo rilascio. Io ero carico di aspettative, non fu una sorpresa, perché io avevo già aspettative molto alte, per il lavoro di Guerrilla, visto quello che avevamo fatto con Killzone, che a me piace molto come saga, sinceramente. Quindi quando ho trovato un gioco veramente molto molto ispirato sotto tutti i punti di vista, di gameplay, di ambientazione, di trama, ci ho trovato veramente qualcosa di interessante. A qualcuno non è piaciuto, so. A me è tutto sommato anche il gameplay, sì, magari un po' monotono, però sai, sti open world più o meno sono un po' tutti così, cioè, anche Dying Light, sto giocando da qualche giorno, alla fine diventa monotono dopo un po', però diverte. Quindi, per tutta una serie di motivi, non lo so, a me è piaciuto veramente tanto Horizon, è stata una bella sorpresa, quindi chiaramente questo tipo di edizione per un gioco così, per me, bisognava prenderla, per forza. La Regal Edition è l'esclusiva di GameStop, estremamente limitata, molto limitata, perché è durata veramente un cazzo, niente, proprio il tempo di vederla già era finita. Prezzo di listino 2,70 se non sbaglio. Mi ha colpito subito perché chiaramente già a vedere rapidamente i contenuti si vede che la sostanza c'è, chiaramente. Più ho visto qualche immagine al volo e anche la statua mi sembra veramente, veramente massiccia, cioè la vedete qua, sarà quasi mezzo metro, un po' meno, vabbè, comunque. Insomma, non è una robina piccola, un po' di spazio vi servirà. Quindi chiaramente per me era proprio un must. Poi ripeto, stralimitata, super richiesta, quindi
un pezzo da collezione destinato ad accrescere il valore, ma pure la collector, non vi credete, costa meno e tutto, ma anche quella è sold out ovunque, già da un bel pezzo. Ha fatto qualche restock velocissimo, ma polverizzate. Quindi, so, sicuramente è sintomo del fatto che c'è molta aspettativa, molta attesa su questo gioco, quindi per i collezionisti è un momento abbastanza interessante questo, soprattutto sto febbraio, ripeto, tra Dying Light, Martha is Dead, c'è Elden Ring, cioè veramente questo momento qua è credo il momento più pregno dell'anno. Ora, niente, che dirvi, sta collector qua, boh, non lo so, tutto il giorno che ci pensavo, cazzo ero al lavoro, ci pensavo, minchia, ma chissà com'è, chissà com'è, chissà com'è, più arriva l'altra, porca vacca, cioè, ero veramente immenata oggi, perché non credo di aver mai fatto una roba del genere, salvo che per, sai, come Metal Gear, che per me sono imprescindibili, ma sono una parentesi a parte del collezionismo, però questa politica qua mi ha un po' indotto a muovermi in questa direzione. E l'accetto anche il fatto che sia stato diverso, e quello ci può stare, cioè sono cazzi del collezionista se vuoi spendere i soldi, prendertene due, cioè affari tuoi. Quello che non mi va bene è la cosa del codice, perché chiaramente pensiamoci un attimo, secondo voi chi compra in digitale, chi compra la PlayStation Digital e non compra i giochi manco standard in edizione fisica, secondo voi si compra questa? Ma chiaro che no, probabilmente lo fa perché o non c'è spazio, o non c'è sbatti, o perché per comodità, ma di sicuro chi prende questa e chi compra i dischi fisici al 90% dei casi, direi anche 99%, ma non voglio esagerare. Quindi è chiaro che è proprio una mossa, secondo me, bieca, cioè di far fare anzi quello che ho fatto io, cioè ti compri la collector e poi ti vai pure con la special così ti pigli il disco. Se questa è una mossa voluta di Sony, è una bella schifezza, tenendo conto che hanno aumentato ancora di più i costi delle loro esclusive, l'abbiamo visto recentemente. Quindi io mi auguro che sia stato solamente un fallo questo e dalla prossima esclusiva, quindi da God of War, Ragnarok rettifichi il tiro, quindi mettetemi il disco nella collector, cazzo, non dentro la special. Cioè, oddio, anche nella special, certo, però non puoi non mettermela nella collector, ecco. Cioè, è una bestialità, perché io sono sicuro che chi ha comprato questa non è l'utente medio che gioca in digital, ne sono sicuro al 100%, ma anche per sapere diretto, cioè ho sentito gente che l'ha presa e gente che ha i coglioni girati quasi quanto me, se non forse anche di più, quindi questa cosa qua è veramente vergognosa, però vabbè, diciamo che sono comunque contento perché il gioco sarà veramente importante. Ok, io direi di non indugiare oltre, andiamo ad aprirla. Vabbè, oh, sta edizione qua è una balena, cioè non so proprio come farla entrare nell'inquadratura, come vedete è veramente enorme, cioè qui si vede un po', cioè è gigantesca, veramente è un dinosauro. Comunque, già qua devo capire come si apre perché vedo tutta una serie di scotch in posti strani. Comunque, localizzata solo in italiano, quindi attenzione se la prendete all'estero l'avete in un'altra lingua, probabilmente in Francia, francese, Spagna, spagnolo e discorrendo. Contenuti li vediamo qua, sono tanti. Steelbook, vuota senza gioco, colonna sonora digitale. Cosa sono queste qua? Toppe, no, cartoline. Vabbè, poi tutta una serie di contenuti digitali, la statua, l'artbook. Questa cosa è una mappa, sì, l'auricolare di Aloy, il focus, due statuine, credo. Cioè, c'è una botta di roba, quindi qua veramente ci mettiamo un po'. Vabbè, comunque sia, apriamo sto coso perché devo capire intanto come. Perché ha aperture ovunque, quindi non so che tipo di sleeve è questa qua. Ah, vabbè, veramente, a sfilare sta sleeve mi è venuta una sincope ancora un po'. È pesantissima ed è incastrata veramente in una maniera vergognosa, quindi state attenti quando l'aprite perché rischiate di rovinarla perché è veramente pesante e o l'aprite proprio tutta, se no fatevi aiutare piuttosto. Comunque il box è meraviglioso, è un'opera d'arte, guardate che bello. Tutto illustrato, spettacolare, spettacolare, una bomba. E un'altra cosa, quando lo sfilate, molta attenzione perché ce l'ho fatta al pelo, si apre così. Quindi attentissimi perché pesa una madonna sta roba. Se non lo tenete, questo vi va giù e ne avrete da piangere poi. Ok, qua chiaramente vediamo subito il bestione. È figo, è grosso, eh. È bello grosso, sì, c'è poco da fare. Adesso poi lo vediamo chiaramente meglio. Però io prima di andare a vedere tutto quella roba lì, io andrei a vedere sto vassoio qua. Allora, facciamo una cosa per volta. Allora, questa cos'è?
istruzioni. Benissimo. Mini artbook presente anche nella special, formato molto piccolo che ormai conosciamo molto bene, tutto in inglese se non mi sbaglio qua. Ok, e un po' di illustrazioni, vabbè, ve le faccio vedere velocemente. Penso che, visto che lo pubblica la Dark Horse, uscirà anche quello vero e proprio in formato grande. Vabbè, sembra una figata, c'è poco da fare. Vabbè, chiaramente penso che le ambientazioni, i paesaggi, gli scorci di Horizon siano tra i più belli in generale, proprio di sempre, forse, sono meravigliosi. Vabbè, bello, bello. Ne ho tre di artbook adesso, tenendo conto quello della special. Ok, va bene, dai, andiamo veloce. Ma comunque ci sono una cinquantina di pagine circa. Ok, poi abbiamo la steelbook senza gioco, che è uguale a questa, così almeno, che è uguale a questa. Perfetto. Steelbook senza gioco che però contiene i codici. Quindi adesso io direi che sì, che lo andiamo ad aprire. Perché comunque ci sono dentro i DLC, che quelli me li riscatto, poi il codice lo darò a qualcuno che vuole prenderlo a un prezzo interessante. Ok, allora, chiaramente, qua ci sono due abiti, ok, poi il gioco completo compatibile sia per PS4 che per PS5. Poi c'è la colonna sonora digitale, presente anche nella special. E basta. Altre istruzioni. E la steelbook, comunque molto bella, devo dire, vuota. Cioè addirittura due dischi, quanto ne era manco uno. Steelbook bellissimo, eh? Cioè, niente da dire. Molto bella. Peccato che non c'è il disco, vabbè, comunque. Poi, qua abbiamo, allora, io direi sto bestione qua, che chiedo come cazzo l'hanno fatto a... Perché è insaccato così, non ho capito. Vabbè, comunque. Ah, queste sono le istruzioni. Cioè, vabbè, dai. Ma che roba. Vabbè, adesso poi lo vediamo con calma. Comunque, prima ci guardiamo questo. Allora, questo qui è l'auricolare di Aloy, che credo faccia anche dei suoni. Vediamo se si illumina, fa qualcosa. Ok, sì, si illumina, perché qua c'era questo qui che bloccava la pila. Ah, ok, si tiene premuto e si illumina. Ve lo potete pure mettere in realtà, perché alla fine è tipo una roba per cosplay, per certi aspetti. Cioè, indossabile. Ok, va benissimo. Poi c'è il supporto per l'auricolare. Vedete, lo potete appoggiare così. Vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Ok, carino. C'è un bel supportino, se volete appoggiare da qualche parte. Fa la sua bella figura. No, ci sta, dai. Questo qua è carino. Poi ci sono le statuine qui, fatte sempre in legno e metallo, vabbè, è plastica, però l'effetto è quello lì. Vabbè, carina. Sembrano quelle di God of War, se le ricordate. E questa qua. Queste non ci sono nella collector. Bella. Ok, poi abbiamo le cartoline, sì, penso che le cartoline o comunque una roba simile. Vediamo cosa c'è qua. Madonna mia, non posso descrivervi com'è il materiale di queste. È strano, sembra quasi plastificato, al tatto è bellissimo. Sembra quasi vellutato, leggermente. Veramente molto, molto, molto belle queste. Molto belle. Assolutamente sì. Bello anche il materiale. E poi c'è la mappa in tessuto.
con un chilo di silica qua. Non credo che sia silica, sì. Sembra tanta. Sì, desiccante. Questa è la mappa in tessuto. Prendiamola tutta, no? Vabbè, una bella mappa, cioè. Guardate qua. Bella, bella grande, sì, sì. Bella questa. Bel materiale anche. Devo dire che sono piuttosto soddisfatto della cura messa, insomma, negli oggetti che ci sono all'interno. Sono abbastanza azzeccati e soprattutto sono fatti molto bene, quindi benissimo. Ok, io penso che qua non c'è altro sotto. No. Ok. Quindi possiamo appoggiarlo qua. E adesso vediamo sto bestione. Allora, fammi una roba, visto che è tutto da assemblare. Prima lo monto, poi ve lo faccio vedere, perché sennò non ci capiamo veramente una mazza. Ok ragazzi, attivo un attimo il flash per farvi vedere qualche dettaglio, perché questo è veramente un dinosauro, cioè guardate cosa è grosso, è enorme, enorme, e il montaggio, vi dirò, non è neanche proprio intuitivissimo, cioè sì, sono quattro attacchi, però insomma la proboscide quattro madonne me la fate tirare, perché cazzo, ha un perno che te la fa ovviamente inclinare, che si piega di continuo invece di incastrarsi. Comunque, niente. Questo è più un diorama, perché come vedete c'è anche Aloy, che è piccolina, è in scala. Eccola qua, fatta comunque bene, se riesco a inquadrarvela, come vedete fatta bene. E chiaramente in relazione a sto dinosauro lei è micro. È veramente enorme, come vedete ci sono anche i tizi sopra, fatti comunque bene per essere in questo piccolo formato. Cioè, vabbè, è grosso, raga, poi qua è articolabile, no? Potete metterlo un po' come vi pare, volendo, piegate questi, quelli. Mi dispiace solo di una cosa, purtroppo, che non ho le pile. Come vedete, vuole queste pile qua che io non ce le ho. Cioè, proprio, non so, cioè, dovrei ordinarle apposta, però vabbè, sti cazzi. Comunque, veramente, è gigantesca, è enorme sta statua, pesante, ma comunque solida, è veramente bella. È bella la basetta, anche se molto semplice, è pieno di dettagli, come vedete ci sono tutte le bandiere dietro. No, vabbè, raga, è magnifica, magnifica, cioè questa veramente è una bestia, veramente una bestia. Peccato che con tutte ste cose, come vedete, un pochino vi perdete, lo faccio vedere un po' perché è un po' buio purtroppo, vi perdete un po' alcune cose, perché ha troppe cose, vedete, cioè è tutto un po' impastato tra virgolette, quindi ha tanti bei dettagli, poi vabbè, alcuni sono un po' abbozzati, però insomma con tutte ste cose secondo me si perde un pochino il senso del tutto. Però no, l'effetto è bello, cioè, però come vedete anche da lontano è un po' incasinato come immagine con la piccola Loi qua. No, vabbè, ragazzi, sono contentissimo, veramente, sono contentissimo perché è veramente una signora statua, niente da dire. E tra l'altro, gran menzione anche al contenitore che fa anche da sfondo. Qua, come vedete, è insacchettato, io lo lascio così, però potete esporla qua sopra voi e avete anche lo sfondo dedicato se avete lo spazio. Veramente, veramente, tanta roba. Sono contentissimo, ragazzi. Veramente, se vi capita di trovarla ancora, chiaramente da privati a sto punto, ma monitorate sempre anche GameStop, io, se siete amanti della saga, ve la consiglio assolutamente, perché questa è veramente una signora statua. Veramente, davvero bella. Adesso sono curioso di vedere anche la Collector, però ve la faccio vedere domani e ci facciamo anche un paragone con questa, così capiamo un attimino se effettivamente è lo stesso modello o cosa. Invece Aloy micro qua, che veramente fa un bel effetto. Allora ragazzi, io vi ringrazio, noi ci vediamo, ci sentiamo anzi, domani, che faremo il video della Collector. Così vediamo un attimino anche come, insomma, qual è la differenza vera tra le due, a parte i contenuti che non ci saranno, tipo l'auricolare e altre cose, ma quello che importa secondo me è la differenza con la statua, quindi lo vediamo insieme domani. Io adesso mi fiondo a giocare a Horizon e noi ci sentiamo domani. Come sempre vi ringrazio e a presto.